Salve a tutti ragazzi, dal vostro bomber JimmyJ93, benvenuti nuovamente sul canale ragazzi. Allora, oggi volevo parlarvi di un argomento, sì, non proprio bello, per quanto riguarda me e anche tanti altri youtuber in questa community, in questa piattaforma dove pubblichiamo i nostri video, fatti con sudore. Dietro a questi video ragazzi ci stanno ore e ore di... Noi editiamo i video, insomma, montiamo, li deve riguardare, li deve registrare anche, non è semplice, quindi chi di voi mi sta ascoltando? Sì, almeno Jack, mio amico, mi sta ascoltando, sì. I miei muri, ragazzi, non sapete se conoscete il mio amico, perché i muri, ragazzi, ascoltano di più di qua delle persone, sì, soprattutto. Allora ragazzi, argomento di oggi, parliamo giusto 4-5 minuti e poi terminiamo il video, perché se no vi prende sonno davanti al PC ragazzi. Allora, i dislike, avete presente? Sì ragazzi, io ce l'ho presente in molti video, ma neanche tanto ragazzi, perché non sono così seguito. Però, allora, la mia opinione sull'argomento dislike, che oggi va di moda sia su Facebook, soprattutto su YouTube, ragazzi. Per quanto riguarda i grandi YouTuber, i dislike vanno di moda. Ma ragazzi, vi siete mai chiesti che significa mettere il pollice in basso? Sì, qualcosa. Qualcosa che non vi piace. Ma ragazzi, non sarebbe più semplice commentare sotto i video e fare una critica costruttiva senza offendere, anziché mettere un dislike o un pollice in basso? E magari sotto un video del mio, ragazzi, un video mio, faccio degli episodi su Minecraft, come li può fare Ciccio Gamer, Mike Sciocia e così va, ragazzi, i grandi youtuber. Faccio alla ricerca dei diamanti, sì, dei diamanti, va bene, lascia stare, dei diamanti in Minecraft. E poi viene un mio iscritto, oppure un ragazzo così che mi segue, sì, mi dice: guarda, sinceramente puoi fare questo, questo e questo in Minecraft. Costruisci una casa, vai nel sottomondo, cose varie così. Fai una challenge, un parkour su Minecraft, minigames. Quindi ragazzi, non lasciate dislike, sembra stupido. Ragazzi, ho anche il mouse aperto durante la registrazione e intanto la batteria se ne va a farsi fottere. Quindi ragazzi, lasciare dislike non serve, soprattutto perché ho pure hanno invidia delle tue visualizzazioni. Sono cocciuti, lo fanno apposta, perché magari quel video piace e a lui dà fastidio. Ragazzi, ci sono un'infinità di motivi per cui uno lascia un dislike. Il mio pensiero è come il sub for sub, anche se puoi prenderlo come un fenomeno sociale mondiale, puoi fare un esperimento sociale, magari fai un video sub for sub. Allora, lanciamo questa challenge. Chi si iscrive al mio canale io ricambio. Sicuramente ragazzi arriveranno 10 milioni di visualizzazioni, può darsi 1000-1500. E ci può essere anche qualcuno che lascia un dislike, che non gli piace l'argomento, ovvero sub for sub, iscritto ricambi. Ci sono tante cose. Tu ad esempio parli di un gioco, che ti dico, FIFA 15 in generale, in un video, e ti lasciano 20-50 pollici in basso. Eh sì, ragazzi, però il mio pensiero è quello, che lasciare dislike è inutile. Non ti fa capire se è piaciuto il video, se hai costruito, se hai montato bene il video, se hai sbagliato argomento, oppure se hai detto qualche cavolata. Se voi youtuber o iscritti che siate o che ci seguiate, sì, ci seguiate, vaffè.
Sì, magari scrivete un commento, una critica costruttiva. Può essere un commento negativo, fai qualcosa di più bello. Fai Minecraft Survival Mod. Sì, una serie sopravvivenza su Minecraft. Invece di fare una challenge parkour, ad esempio, non so neanche cosa sia, ragazzi, quindi lasciare dislike è inutile, quindi no, non mettetele, fate i commenti che fate più bella figura, vi nascondete dietro un PC? Sì, bisogna metterci la faccia, non fate i caga sotto, no, sto facendo nomi, quindi non dico Tizio Caio hanno messo i dislike, io non so chi mette i dislike, ma sicuramente non hanno il coraggio di commentare, di suggerire qualcosa perché sono più... Non sanno quello che fare, quindi non ne sanno dire. Sono meno ideativi di te, hanno meno idee di te, quindi non commentano. Non sanno che dirti perché tu chiedi, commenta nel video e suggeritemi qualche sfida da fare. Invece loro lasciano i dislike, ragazzi. I dislike veramente dovrebbero andare messi lì superi direttano. E magari così non lo farete più, ragazzi. I dislike vanno aboliti, non servono a un caso, ragazzi. Ci becchiamo alla prossima dal vostro Jimmy J. Fringo 43. Bella, ragazzi.